Alla fine vince il caldo e la voglia di staccare la spina. Il Bari batte il Lecco nell'ultima amichevole della prima fase del ritiro, ma la prestazione non convince Giampiero Ventura, il primo ad avanzare perplessità su un match programmato in fretta e furia per i suoi calciatori in campo con il biglietto aereo nei pantaloncini. Al fischio d'inizio di Bellutti, sotto i 32 gradi del Briamasco di Trento, il tecnico ligure conferma in blocco la difesa di partenza vista con l'Aris Salonicco. Allegretti in cabina di regia al fianco di Gazzi, con Alvarez e Coman evanescenti lungo le fasce. Coppia d'attacco Meggiorini-Kutuzov. Dal piede del belorusso parte il ciak del primo affondo offensivo. Corridoio illuminante per Coman, che sulla sinistra di piatto destro fulmina Pansera. Primo minuto, primo tiro, primo gol. E i tifosi del Bari, armati di canottiera, si sfregano le mani pregustando la goleada. Ma i giovani lombardi allenati da Oscar Magoni sembrano più reattivi. Se ne accorge Gillet, che in 5 minuti è costretto a 2 interventi risolutori per mantenere inviolata la porta biancorossa. Vitali Kutuzov prova e riprova in tutte le salse i triangoli con Meggiorini e Alvarez, ma i due cadono spesso nella trappola del fuorigioco. Il Lecco si è salvato ai play-out in Lega Pro, ma azzera il gap con il Bari con la grinta. Lo conferma Arrigoni, che raccoglie un assist basso fuori area e con un destro imparabile indovina l'angolo basso, siglando l'1-1. Anche i calci piazzati, affidati al piede di Riccardo Allegretti, non sortiscono gli effetti sperati nell'applicazione degli schemi. C'è tempo per una nuova avanzata di Coman sulla sinistra, che si infrange sul palo prima del ritorno all'ombra dello spogliatoio. Nella ripresa, il valzer delle sostituzioni risparma 3 undicesimi, Bonucci, Kutuzov e Meggiorini, e Ventura disegna un Bari più spregiudicato grazie al 3-4-3. Rivas, sulla destra, finalmente, e Salvatore Masiello sulla sinistra regalano gli affondi mai visti nel primo tempo. Dopo una punizione dal limite ben controllata da Padelli, è proprio dalla corsia destra che parte l'azione del 2-1, con un cross dell'argentino Rivas maldestramente deviato da Bosi alle spalle di Pansera. Barreto e Greco entrano a ravvivare la fase offensiva, che gode di maggior linfa anche grazie a Sasà Masiello, rapido al 26esimo dopo un brillante sombrero per cercare sottoporta i piedi del brasiliano. Padelli si rifugia in corner con i piedi, ma sugli sviluppi controlla in due tempi la conclusione di Parodi. Prima del triplice fischio arriva la perla del pomeriggio. Ennesima sgroppata di Rivas e tocco di tacco volante di Peppe Greco, che con il piede destro, quello operato al tendine d'Achille, fa capire di non voler essere di passaggio dal casello di Bari. E ora, poco meno di 3 giorni di riposo prima di rituffarsi nel verde di Stanghe. È tempo di affinare l'intesa, di curare i dettagli e, a Dio piacendo, di aspettare a braccia aperte i rinforzi di mercato per il salto di qualità. Se in queste 2 settimane ho imparato a leggere nella mimica facciale, nei gesti di Giampiero Ventura, beh, oggi in questi 90 minuti ho capito che si è incavolato un bel po'. No, non mi sono incavolato, che parto dal presupposto che questa è una squadra che ha fatto 15 giorni con grandissima applicazione, grandissima attenzione e grandissima disponibilità, quindi ho detto bravissimi. Oggi è un dato di fatto che siamo arrivati con le valigie in mano, probabilmente con i motori accesi e tante altre cose. Quindi chiaramente oggi è stato sicuramente meno utile rispetto alle altre partite e rispetto a tutti gli altri allenamenti. Basta pensare che il primo contrasto l'ha fatto Salvatore Masiello al 7° del secondo tempo. Alla prima chiacchierata che abbiamo fatto a Ridan lei ha detto ho impartito un culto, se vogliamo possiamo. Il tutto passa attraverso però una parola, umiltà, che forse oggi non c'è stata insieme alla concentrazione. Basta, lasciamo stare la parola umiltà, perché è una partita amichevole contro l'Eco dopo 15 giorni di ritiro, mi sembra un'esagerazione. Sicuramente ha confermato che quando vogliamo fare, giochiamo contro una squadra che gioca in Europa, facciamo 4 palle gol senza subire un tiro in porta. E non facendoli mai arrivare dentro l'area di rigore. Nel momento in cui abbassiamo completamente la guardia per mille motivi, che anche in alcuni anche comprensibili se devo essere sincero, però sempre magari fastidiosi, è evidente che butti via un sacco di energie in maniera poco intelligente, tutto qua. Poi finisce lì, va bene, è un'amichevole, l'abbiamo trovata all'ultimo secondo alle 3 del pomeriggio, 30 gradi, 90% di umidità, perché va bene tutto. Però credo e spero che questa sia un'amichevole, è stata sicuramente l'amichevole
più importante secondo me, perché ci ha dato messaggi assolutamente chiari che cerchiamo di sfruttare nel migliore dei modi. Con tutto il beneficio in inventario, visto il caldo, visto l'avversario, abbiamo visto per la prima volta quasi un 3-5-2 con Masiello, Rivas larghi a sinistra, Carobbio, Paro e Devezze al centro. Può essere un modulo che uno schieramento tattico da ripetersi nel campionato in certe circostanze? Mai dire mai nella vita, può succedere di tutto.